sonno. Abbiamo messo la sveglia alle 8, sono le 8:30 perché ci siamo riaddormentate. Dai, alziamoci. Dai. Sì. Rifatto tutto il letto, adesso aspettiamo Lucrezia che si prepari e poi facciamo la nostra colazione. Sei pronta? Sono pronta, ma un po' Sei ancora un po' assonnata? Sì. Però sono anche pronta per la colazione. Meno male. Cosa ci facciamo oggi a colazione? Facciamo una cosa diversa, un pochino cucinata per cambiare. Ci faremo dei piccoli toast di pane con delle mele caramellate sopra. Caramellate per modo di dire, con Sì, acqua e vabbè, zucchero, il nostro ragazzi. solito caramello che non è caramello. Ecco la nostra padella devastante, che è meglio che la teniamo così perché questo è prima che ci fanno ripagare la padella. Ci manca. Quindi abbiamo sbucciato tutte le mele, cioè la mela. Sì, una mela. L'abbiamo tagliata a quadrettini piccoli e adesso la mettiamo in padella con un po' d'acqua e un po' di zucchero, Sì, vero? e prendo anche il pane. Qua va tantissimo in Polonia. È praticamente un filone di pane semplice che poi te lo tagliano al momento. Sì, te lo tagliano Sì. loro con un macchinario, non è Sì. già Tagliato, tagliato. no. Ieri non ci siamo trattenute, ieri sera. Già. Sapete che abbiamo fatto? Eravamo così al centro commerciale a fare una passeggiata, era tardi e abbiamo detto vabbè, mangiamo al KFC. Aia. Oh, abbiamo fatto schifo. Abbiamo speso tipo 3 euro a testa e abbiamo mangiato una grandissima piadina piena di pollo fritto. Avevamo 5 ali di pollo, le patatine e abbiamo riempito la bibita 3 volte. Che schifo che Abbiamo facciamo. preso 7 Up, una bevanda all'aranciata tipo super zuccherata e la Pepsi. Ci metto un po' d'acqua. Vedi? Che bella bagnetta di zucchero. Guardate la nostra fetta di pane, la mettiamo qui. Guardate come sta diventando, wow! Adesso taglio in due questo ben di Dio. Mamma mia, è untissimo di zucchero. Com'è? Sti cavoli! Buono, eh? Mamma mia, un casino! Pieno di mele. Bene ragazzi, siamo uscite di casa, adesso stiamo passeggiando qui nel centro e tra un po' raggiungiamo il museo dove andremo oggi. Questo museo si chiama MOCAC ed è il Museo di Arte Contemporanea proprio qui a Cracovia. Oggi è giovedì e questo museo ha proprio il giorno gratuito di giovedì e quindi ovviamente ne approfittiamo, se no costa 3 euro. 3 euro? Sì, oggi ho Ok. detto giusto, sbaglio sempre i numeri. Mamma mia, qua mi viene sempre voglia di cibo tutte No, le sempre voglia di mangiare. Mamma mia. Per arrivare al museo bisogna passare su questo ponte che attraversa la Vistola, che è appunto il fiume che passa per questa città. Il MOCAC è il museo d'arte contemporanea più importante di tutta la Polonia e si trova vicinissimo al museo della fabbrica di Schindler, che abbiamo anche visitato. Se ve lo siete perso, vi lasciamo il video qui sopra del nostro giro al ghetto ebraico. Questo museo si trova proprio sul terreno dove c'era precedentemente questa fabbrica e pensate che l'architetto era un architetto italiano e ha proprio deciso di mantenere questo stile industriale per non perdere appunto questa parte di storia.
Madonna, quanto vento sul ponte! Sì, un casino! Il MOCAC ospita tutto l'anno una mostra permanente, come ovviamente tutti i musei, e poi ogni tot di mesi cambiano le mostre temporanee, che abbiamo letto su internet molte volte sono fatte da giovani artisti che così appunto hanno una possibilità di farsi conoscere. È qua? Mi sa che abbiamo sbagliato l'entrata, quelli erano gli uffici, mi sa. Qua ci sono delle insegne. Dai, prospetta bene, prospetta bene. Marmo di Carrara. Ah, sì, sì. La Factory. Ah, infatti qui dicevo, sembra una cosa di qualche artista, sì. Ciao, guarda. Qua ci sono tutti... i ma. Siamo ritornate a casa, siamo state una ventina di minuti fuori perché c'era la donna delle pulizie, infatti guardate il letto come è fatto. Adesso sì che si ragiona. E ci facciamo la pasta con questa salsina di olive, che tra l'altro una ragazza su YouTube ci ha detto che non è il sugo per la pasta ma è una salsa tipo da spalmare sul pane, però noi ce la mangiamo dentro, sì, la pasta. Sì, è uguale, però sì. Noi avevamo letto proprio qua che c'era scritto pasta. E stupidamente, invece, sì, non sapendo, questa ragazza ci ha detto che pasta non vuol dire pasta, sugo per la pasta, ma è una pasta da spalmare. Sono sudata marcia proprio, mamma mia. Si nota, eh? Sì. Mi sa che un po' si nota. Che siamo un po' sconvolte. Eh sì, oggi è la prima giornata di caldo e già non siamo più abituate. Volevamo parlarvi un po' di come abbiamo trovato il museo, no? Mm-mm. Il museo è molto bello per come è allestito, perché è rifinito in ogni suo particolare. In generale abbiamo notato che i musei qui in Polonia sono fatti veramente benissimo. Non so se è un caso che entrambi i musei che abbiamo visto erano molto dettagliati, particolari, o se in generale effettivamente è una cosa di qui. Mm-hmm. Infatti anche il museo che abbiamo visto di Schindler era veramente fatto in modo assurdo, perché ti riproponeva proprio la realtà, ti sembrava di essere lì in quel momento grazie appunto all'allestimento che veniva fatto del museo. E qui la stessa cosa. Una delle parti più belle era quella dedicata alla Factory di Andy Warhol, e abbiamo letto dalla didascalia praticamente che degli artisti di New York che facevano parte appunto della Factory di Andy Warhol si sono spostati temporaneamente in Polonia e proprio a Cracovia.
e quindi hanno voluto dare omaggio diciamo a questo evento, riproponendo proprio come era fatta la Factory. C'era la parte del salotto, mm-hmm, diciamo, dove sì, penso parlavano, facevano i loro progetti, c'era il bagno, c'era un'intervista a schermo sì, di Andy Warhol, ed era veramente molto interessante e ben fatto, e quindi assolutamente, se doveste capitare qui, vi consigliamo tantissimo di andare a vedere questo museo. È arrivato il momento di aprire sta roba. Ecco qui. Profumo di olive. Un casino. Sì, eh? Sì. Adesso la pasta qui ho lasciato un po' d'acquetta. Sono ritornati i panni puliti. Poi vi dobbiamo dire un aneddoto, però ve lo diciamo dopo. Ah, sì, dopo. Sì, sì, dopo. Qua se no la pasta... Tipo così, sì, no? Sì. E faccio così. Proprio da italiani, eh. Diciamo che... ci arrangiamo un po'. Ci arrangiamo. Adesso vi dobbiamo dire com'è. Almeno beh, certo, una forchettata per farvi sì, sapere com'è. Sì. L'odore è buono. L'odore è buono. Assaggiamo. Com'è? Buono, ma non sa di olive. Veramente? Non sa di olive. Non ti vedo tanto con no, me. No, non sono tanto con me. Fa schifo. No. Sì. Lo sento un casino formaggioso un po'. Sembra tipo formaggioso, no? Cioè sa molto più di peperoni che di olive. Sì, sa più di peperoni. Sì, diciamo che non andava utilizzato in questo modo. Beh, cioè sì, quello forse è da dire. Beh, forse per quello. L'aneddoto che vi volevamo raccontare è che abbiamo scoperto come lavare i vestiti. Praticamente una volta a settimana, quando viene la donna delle pulizie, ci prende la busta dei vestiti, ce li lava e ce li porta quasi asciutti. Cioè, meglio di così si muore, solo che alla fine non è che avevamo proprio sbagliato, perché effettivamente non c'è la lavatrice né dentro la camera né in comune. Non puoi usarla da solo, la lavatrice, e quindi per quello avevamo frainteso. Bene ragazzi, adesso ci mettiamo un po' a lavorare al computer, a fare delle cosine che ci mancano e poi usciamo per andare a comprare una cosa super sfiziosa e calorica che ovviamente non vi svegliamo per questa sera. Dieci iscritti ieri, e che cavolo? Sti cavoli. Wow. 5 minuti e 56 di media. Abbiamo fatto più di martedì, sì. Strano, eh? Questo l'hanno visto 7 minuti. 66 visualizzazioni, sì. Ancora. Sì. Colazione di castello di uova è 30. Ti stai addormentando? Stavo proprio dormendo prima. Ho notato. Non m'hai ripreso però, non ci sei riuscita. Perché mi sono svegliata di colpo. Sì. Bene ragazzi, adesso vi portiamo con noi in un negozio, un casino carino di caramelle. Ecco, era questa la cosa che vi abbiamo detto prima, super calorica. Perché stasera volevamo guardarci un film sul computer e volevamo quindi mangiarci le caramelle guardandoci il film. Mi sembra giusto. E questo posto è veramente super carino e come al solito costa poco. E quindi abbiamo detto dai, sgarriamo per una volta. Tanto, sgarriamo sempre.
e quindi adesso vi facciamo vedere. Madonna, ma che è? Da cosa iniziamo? Non lo so, è pieno di roba. Guardate, tutto nella roccia. Vai di pizza? Sì, ma tira. Ma io prenderei una cosina di tutto, no? Cioè proprio uno. Uno o due? Ma siamo uno. Due di tutto? No, non di tutto, tipo queste piccoline, due. 100 grammi, ci siamo. Questi attirano, Questi, vero? Così. Così? Così, sì. Queste pure sono buone, secondo me. Così. Questi ne volevo un po', questi, che mi piacciono tanto. Stiamo prendendo tutto. Madonna, questo immaginavo. È già 100 grammi, secondo me. Tutto vuoi prendere? Ma sai che sono drogata di queste cose. Le nostre caramelle. Queste cose alla fine costano un patrimonio, sì, anche qui, che anche è qui che costa poco. Noi comunque abbiamo speso 3,60 € per circa 130 grammi di caramelle. Quindi stasera ci guardiamo un film e bello. Ci mangiamo le caramelle. Entriamo dentro il mercato dei tessuti. Entriamo. Che almeno è all'ombra. Mamma ci rinfreschiamo. Mamma mia. Fa caldo, pure a Cracovia. Alla fine. Draghetto è il simbolo di Cracovia. Dovevamo comprare un draghetto, questi qua piccoli. 10 slot, li 2 euro. Beh, non è tanto. No. Ma noi ne abbiamo spazio in valigia. È per quello che compriamo solo cibo, perché non occupa spazio. Sì, infatti. Occupa spazio nello stomaco. Sì, quello sì. Ogni scusa è buona per mangiare tutto il giorno. Mamma mia. Cioè. Passare sotto l'acqua fresca. Oddio, si è bagnato tutto il telefono. Meno male che regge l'acqua. È proprio, non è un po' di vaporetto, no, è proprio acqua. Queste scale mi sfiancano. Oddio, non ce la faccio più. Beh, anche tu, devo dire. Mamma mia, saranno 300 scalini. Ma che è? Prendi le chiavi. Dove sono? Che caldo che fa qua dentro. Infatti abbiamo oscurato con le tende, sì. Non so se si nota, c'è tutto... Tutta luce che entra, infatti sì. È bellissimo perché se notate nei video c'è una luce assurda. Però fa caldo. Però fa caldo. Io adesso vado a farmi una doccia perché sto morendo di caldo. Sì. Poi questa sera ovviamente ve li facciamo vedere le caramelline. E vi diciamo anche che film guardiamo. Dobbiamo mangiare presto perché il film dura 2 ore e mezza, quindi insomma. Siamo pronte per preparare la nostra cenetta. Che cos'è che ci prepariamo oggi? Ci prepariamo delle frittatine. E abbiamo in mente di fare una cosa un pochino particolare, però, ovvero di mettere dentro ogni frittatina dei pezzi di formaggio, poi girarle tipo ad omelette e vedere come vengono. E proveremo così con l'occasione un formaggio polacco, nel senso non so se è polacco, però l'abbiamo comprato qui. Sì, no, è polacco. Product Polski. Guardate. Product Polski. E io invece preparo un contorno di pomodori, niente di che. Sapete come si dice pomodoro in polacco? Pomidor. Sì. Quante cose abbiamo imparato. Poi sappiamo dire cavolo, che si dice capusta. Capusta. Insalata, che si dice salad. Salad. No. Ma che è? Non è vero, salata. Salata.
Vediamo com'è questo formaggio. Ma mi sembra proprio tipo feta. È feta, vero? Oh, sai che sembra? Primo sale. Sa di qualcosa, che il primo sale di solito non sa di niente. Un po' come il primo sale. Sa di niente. Quante fette fai, boh? Cioè, ogni frittata tutta sta roba. Una cosa esagerata. Noi siamo esagerati! Tu sei noi esagerata. Siamo esagerati! Ultimo step, le uova. Siamo arrivati al momento del formaggio. La nostra frittatina sta friggendo. Secondo me verrà proprio una cosa sfiziosa. Sì, speriamo. Wow. And one. Tipo così. E vado giù. Guardate tutte le nostre frittatine. Quanto attirano. Cioè, sono stupende. Sì, quante ce ne sono? 5? Sì. Quindi è una... 2 e mezza. 2 e mezza a testa. Sì. Te ne metto una. Yes. Oddio. Oh. Thank you. Guarda quanto formaggio. Tutto formaggio. È poco saporito. Il formaggio. È un po' poco saporito, però è buono. E poi uno ne può riempire come vuole, come tipo le crespelle, no? Bene ragazzi, siamo appena entrati su Chili per cercare il nostro film. È una figata perché noi tutte e due abbiamo Wind 3 e con l'app della Wind abbiamo in regalo un film a settimana su Chili. E sono tutti film belli. Sì, infatti, e poi li aggiornano sempre, quindi ce ne sono sempre di nuovi. E la figata è che noi all'inizio pensavamo che mettessero film così, no? Sì. Invece ci sono anche film dell'anno prima. Sì, sì, anche proprio recenti. Del 2021. E noi stasera ci guardiamo Benjamin Button, il curioso caso di Benjamin Button. Ecco qui, è del 2008, è un po' vecchiotto questo infatti, sì. E praticamente qua c'è la trama. È strano il destino di Benjamin Button, la sua vita procede al contrario. Nasce vecchio e i genitori lo abbandonano sulla porta di un ospizio. Con gli anni ringiovanisce e per un breve ma intenso periodo trova l'amore e la felicità a fianco di Daisy, Kate Blanchett, la donna della sua vita. E ovviamente ci mangiamo le nostre e caramelle. Ovviamente ci mangiamo, sì, le caramelle, ogni cosa, sì, è per il cibo! Ecco, così sì che si vedono. Così abbiamo, sì, la mucchina, abbiamo dei sassi che sono molto carini. Ecco, guardate che carini questi sassi. Poi abbiamo quelle lunghe zuccherate. Queste. Sì. Abbiamo dei cioccolatini e abbiamo una banana, mi pare, un cuoricino. Sì, varie cose. Mamma mia, che voglia. Ah, mi stai accecando. Cosa assaggi? Cosa assaggio? Assaggio uno lungo. Madonna, ma che è? Un tubo. Buono, eh? È deleterio. Madonna! Senti che gusto. Buona, eh? Vero che è buonissima. Vai, pescane un'altra, dai, per il video. Le finiamo già. No, solo un'altra, dai, solo un'altra da far vedere. Un sasso. Questo marroncino. Vedi un po' che è duro? Com'è dentro? Ah, c'è il c'è la nocciola. C'è la nocciolina. Nocciola? Mandorla. È ricoperto di cioccolato bianco. Veramente? Vuoi? Quanto è buono col cioccolato bianco. È già finito. Mamma mia, è buonissimo. Te l'ho detto che dovevamo spendere 50 euro per dovevamo questa spendere cosa. di più, troppo poco. Vabbè, dai. Quindi adesso facciamo partire il film, ci ingozziamo di caramelle e... speriamo che questo video vi sia piaciuto, questa nostra giornata tipo, diciamo, qui a Cracovia, ossia spendendo per i dolci.
Ci vediamo alla prossima, sempre qui su questo canale. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi qui sotto al nostro canale se ancora non siete iscritti, di attivare la campanellina. Ecco, appunto, attivate, almeno vi arriva sempre la notifica, non vi perdete nessun video, ci regalate una bella visualizzazione, magari guardateli anche tanto i video, magari. Che noi siamo più contente. Una propaganda. Due ciao. Ore e mezza di film, quindi bene, ciao. Thank you.